Provinciale Roberto Morrione, il presidio di Gubbio Rita Atria, il presidio di Perugia Antonio Montinaro, il presidio di Terni Ida Castellucci Antonino Agostino, il presidio Alta Valle del Tevere Rocco Gatto, il presidio di Spoleto Angela Fiume, il presidio di Foligno Caterina Nencioni, il presidio di Assisi Mario Francese, il presidio di Marciano Peppino Impastato, il presidio di Acquasparta Pippo Fava, il presidio di Orvieto Angelo Vassallo, il presidio dell'Università Rossella Casini, il presidio della scuola Giuseppe Rechichi. Grazie. Non si conosce la verità, ma voi lo sapete molto bene che le verità passeggiano per le vie delle nostre città. C'è chi sa, c'è chi ha visto, c'è chi nasconde tutto questo. Dobbiamo scegliere di avere più coraggio, di collaborare per la ricerca della verità. Le verità, lo ripeto, passeggiano per le vie delle nostre città. Noi abbiamo bisogno di cercare verità, ma anche di dirsi verità. Oh, il 17 aprile a Roma, spero ci troveremo in tanti per continuare a cercare verità e a chiedere giustizia per Ilaria Alpi e Miria, l'operatore assassinati 24 anni fa. E dobbiamo chiedere verità. Lo chiediamo a chi di dovere, perché si riaprino piste,
si faccia uno sforzo. Ciao a tutti, a tutti i familiari delle vittime innocenti. Costruire un ponte con le nuove generazioni affinché in un paese distratto o che del passato fa materia di rimozione spesso si smascheri l'inganno della memoria di circostanza. La nostra vuole essere una memoria viva, una memoria che non vuole dimenticare nessuno. Allora nel nostro cuore è necessario un superamento delle distinzioni fra le vittime perché associate alla mafiosa violenza. Il nostro pensiero va anche alle vittime del terrorismo, alle vittime della criminalità comune, alle vittime del dovere, alle vittime di tutte le stragi, alle vittime del caporalato, alle vittime dello sfruttamento, dei traffici, della tratta, alle vittime di tanti, tanti, tanti migranti che cercavano la terra promessa e non sono riusciti a raggiungerla. Abbiamo bisogno di questa memoria viva, e tanto più in un momento in cui l'ignoranza e la manipolazione del passato rischiano di farci diventare un paese senza memoria, prigioniero di un presente incerto e fragile. Memoria e impegno perché le mafie godono dell'ignoranza e dell'indifferenza e delle deleghe. Memoria e impegno per risarcire il dolore innocente, la giustizia negata, le verità taciute. Abbiamo anche l'obbligo di illuminare il positivo che c'è. Lasciatemi dire la gratitudine per il lavoro fatto. I passi avanti sono stati tanti e positivi, che noi non possiamo dimenticare. E ringrazio la Presidente della Commissione Antimafia, Rosa Bindi, perché per 5 anni ha condotto in porto perché il rapporto conclusivo della Commissione Nazionale Antimafia è stato votato in modo unanime da parte di tutte le forze politiche, e questo mi sembra un dato positivo da sottolineare. Quando si vuole è possibile. La gratitudine va alla Direzione Nazionale Antimafia. Qui abbiamo con noi il nuovo procuratore nazionale Caffiero De Rao, che ha preso il testimone da un altro grande magistrato, Roberti. Allora amici, facciamo emergere le cose positive che ci sono, denunciare il negativo ma sempre riconoscere il positivo.